Calore, energia calorica. Da questa energia dipende tutta la vita sulla Terra. Il calore consente alle cose di muoversi. È una forma di energia, come quella elettrica o quella chimica o ancora quella nucleare. Tutte le forme di energia possono generare calore. Ma c'è una stretta correlazione tra calore ed energia cinetica, l'energia del movimento. Quando il moto di un giocatore di pallacanestro, per esempio, è interrotto nel momento in cui il suo ginocchio strofina il campo, si produce calore sufficiente a produrre una leggera ustione. La frizione produce sempre calore, perché esso è correlato all'energia cinetica. Per esempio, un aeroplanino di carta vola lentamente senza molta energia cinetica. Si crea frizione fra la carta e l'aria che essa attraversa, ma non è molta, non è sufficiente perché l'aeroplanino abbia acquistato calore in misura significativa durante il volo. Facciamo un paragone con l'enorme aumento di temperatura cui va incontro un veicolo spaziale quando rientra nell'atmosfera a migliaia di miglia all'ora. La frizione con l'aria provoca un forte riscaldamento della sua superficie esterna. Le sue piastre di rivestimento sono rosse, incandescenti. Maggiore è la frizione e quindi il moto, maggiore è la quantità di calore che si genera. La teoria atomica ci può spiegare questa connessione. Ogni sostanza, come è noto, è composta da minuscole particelle, atomi, ioni o molecole. In un liquido o in un gas come l'atmosfera, esse non sono strettamente legate l'una all'altra e quindi si muovono continuamente in molte direzioni. In un solido, come le piastre di un veicolo spaziale, le particelle risultano unite fra loro in una struttura solida, ma ancora si muovono in continuazione, vibrando sul posto. Qualunque sia il suo stato, più le particelle di una sostanza si muovono con energia, più essa è calda. Mentre se le particelle si agitano di meno, la sostanza è più fredda. Questo suggerisce che il calore è realmente una forma di movimento, o più precisamente, che l'energia calorica è una forma di energia cinetica. Ecco perché la frizione fa aumentare la temperatura delle sostanze. Quando le sostanze si strofinano una contro l'altra, un po' della loro energia cinetica è trasferita alle singole particelle sulle loro superfici e allora queste si muovono più rapidamente. Questo è un altro modo per dire che le sostanze acquistano energia calorica. L'energia cinetica non è il solo tipo di energia che può essere convertito in calore. Quando una corrente elettrica scorre in un circuito mettendo in funzione un'apparecchiatura, ad esempio, gli elettroni che costituiscono la corrente incontrano resistenza al loro flusso dovuta al materiale in cui passano. Quando succede questo, l'energia elettrica è convertita in energia calorica. Questa trasformazione energetica viene sfruttata per fini di sicurezza in un fusibile. Quando la corrente diventa pericolosamente elevata, si genera calore sufficiente per fondere una striscia di metallo nel fusibile e interrompere il circuito di cui esso fa parte, e così prevenire un incendio o un danno all'apparecchiatura. Anche l'energia chimica può essere trasformata in calore. In un pallone ad aria calda, quando brucia il propano, l'energia chimica diventa energia calorica e viene usata per sollevare il pallone. La nostra più importante fonte energetica è il Sole. Qui le reazioni nucleari rilasciano enormi quantità di energia che infine sono convertite in calore. Le reazioni nucleari hanno luogo anche molto più lentamente all'interno del nostro pianeta quando si scompongono gli elementi radioattivi e in piccola parte forniscono calore che fonde le rocce al di sotto della crosta terrestre. Talvolta, quando questo magma fuoriesce attraverso la crosta, giunge in superficie sotto forma di lava fusa. Nucleare, chimica, elettrica, cinetica. In effetti, ogni tipo di energia può essere fonte di calore.
Ma esiste un'altra possibilità del tutto diversa per una sostanza di assumere calore. Osserviamo che la lava bollente sta riscaldando l'aria che le è direttamente al di sopra, quella che è a contatto con essa. Il trasferimento di calore per contatto viene chiamato conduzione. La conduzione trasferisce il calore anche all'interno di una singola sostanza. Il calore applicato a un estremo di una sbarra di metallo viene condotto lungo questa e anche agli altri materiali con cui è in contatto. La conduzione agisce con diverse velocità a seconda dei materiali. I manici di legno non si riscaldano mai quanto la pentola o le padelle di cui fanno parte, perché la conduzione va avanti più velocemente nei metalli che nei non metalli. E nei motori di un aeroplano l'alluminio, un metallo, presenta un doppio vantaggio. Non solo è leggero, ma conduce anche il calore più rapidamente di molti altri metalli. Modellato a forma di aletta lungo il motore, il metallo ne favorisce il raffreddamento conducendo il calore lontano dai cilindri e portandolo senza danno nell'aria. L'alluminio è anche un buon conduttore di elettricità. Infatti, molte sostanze come l'alluminio, che sono buoni conduttori di elettricità, risultano essere i migliori conduttori di calore. La teoria atomica suggerisce che ogni solido conduce il calore facendo entrare in vibrazione, una dopo l'altra, le particelle della sua struttura. Ma un metallo, che è un buon conduttore elettrico, ha un'altra caratteristica. Alcuni dei suoi elettroni sono relativamente liberi di muoversi da un atomo all'altro. Quindi i conduttori elettrici possono anche condurre il calore grazie agli elettroni che trasportano energia cinetica. Un cattivo conduttore elettrico, come l'aria della nostra atmosfera, non ha elettroni liberi che trasportino l'energia. È un isolante. Ma anche un altro motivo rende l'aria un buon isolante. Le sue particelle sono relativamente separate le une dalle altre. E queste sono anche le ragioni per cui l'aria è utile per isolare dal calore. L'azione isolante delle pareti è dovuta soprattutto, nelle case, ad una struttura interna di piccole raccolte d'aria che aiutano a conservare il calore all'interno in inverno e a portarlo fuori in estate. L'aria presente nelle bollicine di schiuma impedisce al calore della bevanda bollente di essere trasferito alla nostra mano per conduzione. Il calore può essere trasferito anche attraverso correnti di liquido o gas. Questo è ciò che viene chiamato convezione. Il volo di un aliante dipende dalle correnti di convezione dell'aria. Un pilota ricerca i posti in cui l'aria è probabilmente ben riscaldata per conduzione. In genere va molto bene l'aria sovrastante a un campo appena arato, dove la terra è scura e inondata dal sole. In un ambiente così, l'energia solare entra nel terreno, dove in parte viene trasformata in energia calorica. La terra del campo riscalda l'aria sovrastante molto, ma molto di più di quanto possa farlo un campo coltivato. Se dei campi pieni di vegetazione circondano quello arato di fresco, si formano forti correnti di convezione formate da aria che risale verso l'alto. Ecco ciò che il pilota desidera, una spinta in alto, una corrente di convezione dell'aria che possa sollevare l'aliante sempre a maggiori altezze, mentre lentamente trasferisce calore all'aria più fredda con cui si incontra. La convezione trasferisce il calore non solo nell'atmosfera, ma anche negli oceani, dove le correnti distribuiscono energia calorica attraverso l'acqua. E ancora, essa è presente nel sole. Queste correnti, che fluiscono a temperature più alte e più basse, producono i puntini chiari e scuri che chiamiamo granulazione. Ma come fa il calore del sole a raggiungere la Terra? Non sono coinvolte né la conduzione né la convezione. Infatti, entrambe richiedono il movimento delle particelle all'interno delle sostanze per trasferire il calore e nello spazio non ci sono abbastanza particelle per un simile lavoro. L'energia solare ci giunge attraverso una terza modalità, la radiazione. Questa energia è trasmessa sotto forma di onde elettromagnetiche. Diversamente dal calore, l'energia elettromagnetica può spostarsi nel vuoto sotto forma di fotoni, dei pacchetti di energia. Quando i fotoni colpiscono un oggetto sulla Terra oppure la Terra stessa, parte della loro energia si trasforma in energia calorica. I pannelli solari usano l'energia calorica irradiata dal Sole. Tutti i corpi nello spazio, come le stelle e le nuvole di polvere, irradiano energia. Gli oggetti molto caldi sprigionano radiazioni ad elevata energia, che comprendono anche luce visibile sufficiente per fotografarli.
Ma insieme alla luce viaggiano anche le radiazioni infrarosse ad energia molto bassa. La nostra atmosfera le trattiene quasi tutte. Quindi gli oggetti la cui energia è troppo bassa per emettere luce non sono visibili sulla Terra. Ma un telescopio a infrarossi in orbita, molto al di sopra della nostra atmosfera, può darci una nuova visione d'insieme del nostro universo. Abbiamo in questo modo osservato delle stelle che prima non erano mai state viste e nubi di materia nelle orbite stellari che possono essere l'inizio di qualche pianeta. Una stella che esplode, una supernova, sprigiona grande energia. Quello che resta di essa può non emettere più luce, ma solo raggi infrarossi. Ma un telescopio a infrarossi in orbita è sensibile ad essi. Così trasmette ciò che i suoi sensori hanno registrato e sulla Terra possiamo vedere l'universo degli infrarossi. È vero che tutti i corpi emettono radiazioni, ma non tutti con la stessa velocità. Per esempio, in una giornata calda, l'acqua di un lago e la Terra che lo circonda hanno ricevuto entrambe la stessa energia dal Sole, eppure la Terra è più calda. Perché? Il motivo è questo. L'acqua assorbe energia calorica più lentamente della Terra. Inoltre, l'acqua irraggia calore più lentamente di quanto faccia la Terra. Così, di notte, essa sarà più calda della Terra, la quale ha perso calore più rapidamente. La velocità di assorbimento e irradiazione dipende inoltre sia dal tipo di sostanza, sia dalla sua superficie. Gli incendi possono irradiare un calore molto intenso, ma la superficie lucida delle tute di questi pompieri riflette le radiazioni assorbendone molto poche. Anche l'estensione della superficie di un oggetto influenza la velocità alla quale esso irradia calore. Una giraffa è un animale alto e snello con una grande superficie corporea esposta all'aria. Quindi il suo corpo irradia calore rapidamente, un vantaggio per un grosso animale in un clima caldo. Ma il pinguino vive in climi freddi. Il suo corpo è corto e tozzo e così la superficie esposta, che è quella che irradia il calore così prezioso, è ridotta. Anche la massa di un oggetto può influire sull'irradiazione. Il pinguino ha una grossa massa per essere un uccello e il suo corpo irradia calore abbastanza lentamente. Un colibrì perde calore rapidamente a motivo della sua piccolissima massa e dell'elevato metabolismo e così deve mangiare in continuazione proprio per mantenere costante la sua temperatura corporea. Alcuni esseri viventi, come i serpenti a sonagli, hanno organi speciali sensibili ai raggi infrarossi. In una fossetta al di sotto dell'occhio, in questi animali, ci sono degli organi sensibili alle radiazioni di calore, quasi come gli occhi sono sensibili alla luce. Anche al buio, il serpente a sonagli può trovare la sua preda. Anche l'uomo ha la possibilità di vedere nell'infrarosso. La Terra appare così alla luce visibile. Ma con una pellicola sensibile agli infrarossi possiamo vedere le variazioni di calore che ci informano su alcuni fenomeni come le malattie delle piante, la perdita di calore nelle case e l'inquinamento termico dei laghi e dei fiumi. Sul nostro pianeta il calore ha i suoi effetti, visibili e non. Muove le correnti d'aria e d'acqua, modella e cambia il mondo e i suoi materiali, mentre dall'alto il Sole ci inonda con le sue radiazioni, fornendoci il calore da cui la vita stessa dipende.